Trovati in diretta su Cusano Italia TV, canale 264 del digitale terrestre, nuova puntata e nuovo appuntamento con Una Mela al Giorno, il programma di Cusano Italia TV dedicato alla sanità e alle principali novità, insomma, in quest'ambito. Oggi vi raccontiamo una storia, la storia di Daniela Lefouer, la fondatrice di una innovativa startup, devo dire, una stilista di moda convertita al design ecosostenibile. Perché parliamo di questo? Perché in tempi e in questo momento storico che naturalmente stiamo vivendo di Covid-19, di emergenza sanitaria, è importantissimo trovare delle soluzioni che vadano a incentrarsi soprattutto su come igienizzare, per esempio, i luoghi pubblici, come utilizzare il luogo in cui ci sediamo, e lei ha pensato, proprio da buona mamma e anche da buona, insomma, stilista di moda, di cercare una soluzione per poterci comunque sedere in diversi mezzi pubblici o comunque anche in altri luoghi, creando una barriera quasi antivirale, cioè come proteggendoci un po' dal Covid-19, ma da qualsiasi tipo di virus in qualsiasi tipo di viaggio. Non vi svelo altro, vi faccio vedere un attimo questo video di presentazione di questa startup innovativa, di questo progetto, e poi ne parleremo insieme a lei direttamente. Ciao, mi chiamo Daniela e da 15 anni mi occupo di moda. Sono un'esperta di design e di ricerca del tessuto. Coordino lo sviluppo e i processi di realizzazione legati all'abbigliamento. Amo il mio lavoro e voglio portarlo avanti con la giusta etica, rispettando l'ambiente e le persone impegnate in questa filiera. Da quando ho avuto la fortuna di diventare mamma, è cresciuta in me una particolare attenzione per l'igiene della mia famiglia, specialmente nei luoghi pubblici. Negli anni ho viaggiato moltissimo e mi sono sempre chiesta quante persone si fossero sedute su quegli stessi sedili e se questi fossero mai stati igienizzati. Per rispondere a questa esigenza e salvaguardare me e chi amo, ho creato Useit. Useit è una cover universale, si applica in pochi secondi e permette di tutelarci da acari, batteri o semplicemente dallo sporco presente sui sedili di bus, treni e aerei. Per realizzarla ho messo in pratica tutte le mie conoscenze di merceologia allo scopo di trovare un tessuto di puro cotone biologico, prodotto rispettando l'ambiente e i lavoratori coinvolti nella sua filiera. Inoltre, dopo aver trovato questa materia prima ipoallergenica e traspirante, ho raccolto una nuova sfida: cercare un trattamento adatto ad inibire qualsiasi forma batterica da questo pregiato cotone. Così, dopo un'attenta ricerca, ho trovato un'azienda straordinaria che, dopo anni di studio, ha brevettato una miscela che arricchisce il mio tessuto di una barriera permanente, dedicata a neutralizzare i microrganismi che si possono depositare. Useit è una cover naturale e consapevole, di manifattura italiana. È piccola, leggera, si adatta a tutti i tipi di sedute. È l'ideale per viaggiare, per le situazioni dove è necessario proteggersi, ed è comoda da portare con sé grazie all'apposito astuccio. Amici di tutto il mondo, abbiamo bisogno di sicurezza e lo faremo insieme. Cambieremo il modo di viaggiare e di vivere, garantendoci la protezione che davvero meritiamo. Sostenete il mio progetto, è importante per me e per voi. Useit, una cover universale. Abbiamo qui Daniela in collegamento Skype, adesso arriva, dovrebbe essere qui con noi. Eccola qua, benvenuta. Ciao Roberta. È un piacere innanzitutto averti qui con noi su Una Mela al Giorno, un progetto interessantissimo, soprattutto per il momento storico che stiamo vivendo. E poi è anche fondamentale, insomma, l'idea che nasce un po' dalla tua passione per la moda e dall'altra parte da questo spirito di mamma che, insomma, accompagna un po' tutte noi donne per l'igiene e l'attenzione della famiglia, no? Esattamente, Roberta, esattamente. Infatti l'esigenza, anche se
prima, durante i miei viaggi, l'avevo sempre pensato, avevo adattato qualcos'altro. Con l'arrivo del bimbo ho deciso effettivamente di trovare qualcosa che risolvesse la situazione nei nostri viaggi. Lui ha iniziato a viaggiare da piccolissimo, aveva 4 mesi, ora 4 anni, ma continuo a proteggerlo perché sono una mamma. E poi ecco, abbiamo adattato l'uso di un cotone effettivamente certificato, abbiamo tutti i certificati dichiarati, dove non c'è sfruttamento, non ci sono pesticidi aggiunti, c'è un risparmio del 91% d'acqua. Dobbiamo pensare che dobbiamo andare avanti, ma con una giusta etica, il mondo sta andando a pezzi, dobbiamo inventarci qualcosa. Assolutamente, trovare delle soluzioni, no? In un momento in cui le uniche armi che abbiamo, certo, siamo in attesa del vaccino, però le uniche armi che abbiamo sono una mascherina, un distanziamento sociale ed è molto importante quando siamo di fronte a dei virus igienizzare anche le sedi dove naturalmente lavoriamo, dove ci sediamo. È interessante che tu questa idea l'hai proprio giustificata dal fatto che non, hai notato come non fosse sempre possibile avere un'adeguata pulizia comunque sui mezzi pubblici, pensiamo non solo all'autobus, no, per un bambino, ma anche alla metro, insomma, sono tantissime le occasioni in cui purtroppo tendiamo ad accumulare una buona quantità, oltretutto, di batteri, vero Daniela? Esattamente, pensiamo anche che tutti i sedili pubblici, le sedute pubbliche sono in moquette, sono in tessuti di poliestere. Il poliestere non assorbe, è una specie di patina, diciamo waterproof, se vogliamo dire, non c'è l'assorbimento del liquido, quindi anche le particelle, le più piccole particelle della sudorazione di una persona che infetta o comunque con dei problemi a livello di epidermide potrebbero rimanere e rimangono ovviamente su tutte queste superfici e rimangono lì, punto, proliferano. E il problema è anche che solo adesso che siamo sotto pandemia, siamo ancora in piena pandemia, possiamo dire. Le organizzazioni che hanno, ecco, pubbliche o private, che hanno pullman, treni, eccetera, stanno cominciando a disinfettare una volta a settimana, una volta al mese, chi lo fa più spesso, però il ricambio di gente, ora ci muoviamo meno, ma da qui ai prossimi mesi sarà come, insomma, torneremo alla normalità. Questa normalità dovrà essere quindi diversa da quella che abbiamo vissuto fino adesso. Abbiamo sentito nel video, perché è interessante anche un po' andare a scoprire questa cover universale, no? Che in pochi secondi è in grado di tutelarci comunque da qualsiasi tipo di esposizione a batteri, virus, acari, funghi, insomma polvere, quindi anche per esempio, pensiamo un attimo anche a un soggetto, no? Allergico. È interessante che la prima domanda che mi sorge, naturalmente spontanea, che sorgerà sicuramente a tutti i nostri telespettatori è: ma questa, insomma, cover poi dopo l'utilizzo deve essere lavata? Ha bisogno di un lavaggio? Allora, in realtà, Roberta, ho utilizzato in fase di produzione, quindi nel momento in cui il tessuto finisce la smacchinatura, viene nutrita, arricchita di uno speciale trattamento. Questo speciale trattamento si chiama poligene di Viralof. Si chiama Viralof di poligene, scusami. Il Viralof, appunto, è una miscela fatta di cloruro d'argento, ecco, di un forte enzima che entrando nelle fibre rimane lì per sempre e va via con i continui lavaggi. Cosa succede? Che oltre al Viralof nella mia cover c'è anche un antibatterico molto potente che ci permette di non dover lavare questa cover sempre, anzi, meno si lava e meglio è. In un certo senso si autopulisce. Non ha bisogno di lavaggi, quindi è molto facile anche in un cambio, scendere dal treno, rientrare su un altro, essere sicuri che non ci si sia annidato nessun batterio e nessun virus sulla fibra né all'interno di questa fibra. Il prodotto è un prodotto certificato, ecco, lo stiamo vedendo, è un'azienda svedese leader in questo campo. Esatto, è fortissima con gli antimicrobici. Il futuro sarà questo, una risposta antimicrobica.
dovremmo pensare di dover pulire tutto quello che abbiamo e queste cose, diciamo che ci sorprendono un po' perché non siamo tanto abituati. Prima della pandemia non lo eravamo. Questa è l'azienda farmaceutica con cui hai collaborato, giusto? Sì, non è farmaceutica, sono specializzati in antibatterici, ecco, l'ho preciso perché loro sono svedesi, sono molto puntuali, Certo, mi raccomandano assolutamente. di mettere il talloncino dell'originale accanto al nome. Sì, è una piccola collaborazione, spero che diventi duratura e niente, quindi spero che su Produzioni dal Basso riuscirete ad acquistare questo prodotto che al momento è in promozione e poi Sì, abbiamo passerà. visto che hai fatto proprio attivato una campagna, anche insomma crowdfunding, l'abbiamo visto che possono andarla a vedere sul sito che adesso insomma stiamo mostrando, ecco qui, grazie alla tecnica Rachel, eccola qua, potete andare quindi su questo sito, giusto Daniela? Sì, esattamente. È una raccolta che mi permetterà di poter partire con questa startup. Avendo dei sostenitori, non ho solo del potenziale denaro, ma scoprirò se effettivamente la gente può piacere, può interessare un articolo del genere, se il mio pubblico ci crede e soprattutto lo potrò vendere subito, non aspettare i tempi di subito, nel senso post, dopo aver ricevuto appunto i fondi. La produzione di tasca mia o comunque tramite una normalissima startup senza crowdfunding sarebbe stata un po' più lunga. Certo, immagino anche per il momento comunque stiamo vivendo. È una sfida, tu hai parlato proprio di una sfida importante, che però dietro nasconde anche un obiettivo fondamentale, cioè riuscire comunque ad adattare la tua passione, perché ricordiamo sei una stilista di moda, no? Ormai da 15 anni, giusto? Esatto, sì, è una passione perché ad un certo punto mi sono chiesta: il mondo ha bisogno ancora di una fashion designer? Me lo sono chiesta perché quando c'è stato tutto quel momento davvero particolare che abbiamo vissuto tutti, ho pensato che forse il mondo non aveva bisogno di troppi vestiti, ma di un'idea. E questa è il frutto di ricerca, di anni di lavoro, di anni di lavoro all'interno di uffici stile, all'interno del controllo qualità, di progettazione del prodotto. Non è facile stare dietro una scrivania e coordinare una collezione intera. E potrebbe diventare un articolo cool, di moda anche questo. Sarebbe bellissimo se lo diventasse. Magari prendesse anche forme comunque diverse, stili diversi anche da adattare da persona a persona, no? Scegliere. Poi la novità è anche questo, che ha già un antivirale che comunque è testato sul Covid-19 e quindi è già comunque avanti anche in questo senso, però è una scelta, lo hai detto tu anche proprio all'inizio, una scelta per il futuro, perché noi ci stiamo accorgendo, insomma, forse più in questo momento quanto sia importante pensare, ecco, a come igienizzare le mani bene, come igienizzare anche i luoghi pubblici, ma questo ce lo porteremo comunque dietro per qualsiasi tipo, insomma, di virus o comunque anche batterio che incontriamo, cioè, lo vedremo come proprio un modus operandi, no? Da utilizzare sempre. Esatto, sarà una gran buona abitudine, Roberta, se riuscissimo a inserirlo nella borsa come abbiamo inserito il telefonino che prima non aveva nessuno, o l'avvento dell'euro, non lo so, è una novità a cui potremmo abituarci. Pensiamo solo ai pendolari nelle grandi città, chiusa tutti i giorni la metro. Io l'ho creato, ok, sono di parte, però. Ma quante volte ci siamo seduti su dei sedili che effettivamente sono stati usati mille, 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 mille volte durante una settimana, durante un mese e nessuno li ha potuti igienizzare? O se è arrivata l'igienizzazione, è arrivata magari una settimana dopo, giorni dopo. E quanti batteri ci siamo portati addosso sui nostri vestiti, sulla nostra pelle? Ma ora lo facciamo? Ora lo potremmo fare? Siamo sicuri di volerlo fare? Assolutamente. Mi interessava anche un'altra sfaccettatura comunque di questo progetto e anche della tua esperienza, ovvero la conversione a un design ecosostenibile. Che cosa si intende oggi per design ecosostenibile e qual è, ecco, la sfida ulteriore?
Allora, Roberta, ti dico subito una cosa, da quando non so se sei mamma anche tu, il diventare mamma ti porta su un altro Ancora no, ancora no, non ho ancora, insomma, provato questa gioia, ma giustamente come tutte le donne ce lo aspettiamo prima o poi. auguro. Avere un bambino vuol dire vedere il mondo in maniera diversa, vedere un futuro per lui, cosa che prima io non vedevo assolutamente, vivevo nel mio presente luccicante e colorato della stilista di moda. Avere un bambino vuol dire pensare al suo futuro, appunto. Use It è pensata come una cover che rispetta l'economia circolare, nel senso, ok, l'ho acquistato, non lo butto domani, non diventa spazzatura, ma è una cosa che ti tieni con te per anni, perché se non la lavi ti dura veramente 8 anni. Ho testato che se lo lavassimo tutti una volta al mese, dipende poi dall'uso, potrebbe durare 8 anni, quindi abbastanza a lungo. Ho cercato di prendere, appunto, di cercare il cotone migliore che potesse adattarsi, non migliore per la qualità, ma migliore per non aver sfruttato niente già dalla nascita. Viene coltivato in India, su questo sono molto limpida e trasparente, non mi nascondo dietro un dito, perché in Italia non si coltiva cotone certificato e organico purtroppo, ma si coltiva un altro tipo di cotone con l'utilizzo di pesticidi e altro. Ha fatto un viaggetto lungo, è arrivato in Italia l'ho trovato io, il trattamento che del Viralof ha l'ecopassport, quindi fatto con agenti studiati in Europa, che vengono dall'Europa, ma soprattutto che non fanno male all'ambiente, soprattutto alla nostra pelle. E la stampa che farò, che ho già fatto, è una stampa senza parabeni, e uno smalto non tossico e non plastico. E in più la novità è questa, che userò un packaging compostabile, quindi ti arriva a casa e non hai imballaggi, lo puoi mettere nell'umido dove metti anche le bucce delle banane. Assolutamente, ma io quello che volevo anche capire oggi, no? Pensando un po', tu sei una giovane mamma naturalmente, venite aiutate anche supportate in questa ecosostenibilità oppure ancora una, diciamo, una frontiera ecoemergente? Allora, io vedo che tante mamme ormai, specie sui social, si sono un po' convertite. L'aiuto dovrebbe venire in realtà dalle multinazionali, Roberta. Loro sono quelle che immettono la plastica sul mercato o fanno lo slow fashion, il fast fashion, quindi è quasi impossibile star dietro a questi colossi. Noi mamme, pur di non acquistare o cambiare tutti i modi di acquisto o di reperire materiale di quotidiano utilizzo, non riusciamo a fare. Io di mio, nel mio piccolo, a parte la differenziata, riesco a fare qualcosina, riesco a farla, per esempio utilizzare anche la semplicissima carta igienica con imballaggio compostabile e carta riciclata, o fare lo yogurt in casa. È molto semplice, basta una yogurtiera, quindi eliminare i vasetti di plastica. Non fare quindi spazzatura, non creare spazzatura ci permette di rientrare nell'economia circolare. Quindi anche i piatti di plastica, niente, i bicchieri di plastica, niente, giusto? Assolutamente, assolutamente, non esistono in casa mia, non li ho mai usati neanche per velocità. Per esempio, pannolini lavabili per il bambino, o usare bicarbonato, aceto e acido citrico per la lavatrice. Sono semplicissime cose, costano pochissimo e c'è davvero un mondo dietro questa cosa, un mondo che viene dalle nostre madri. O per esempio, io ho donato il mio abito da sposa a un'associazione Onlus, perché averlo nell'armadio? Si può fare rimettere nel mercato qualcosa che non è da buttare via. Non si butta un abito da sposa, questo lo so, però può diventare utile per qualcos'altro, per Ass qualcun'altra. no, assolutamente. Poi è un messaggio importante anche da lasciare non solo quindi ai propri figli, perché comunque un figlio che viene educato in questo modo si porterà sicuramente dietro anche un determinato insegnamento, ma è giusto anche sensibilizzare i giovani.
Esatto, c'è tanta informazione, vedo anche negli asili, nelle scuole. I nostri, speriamo che le nostre generazioni siano molto più brave di noi ad abbattere la spazzatura, a fare bene la differenziata, a non buttare niente a terra. Credo che ce la possiamo fare, c'è tanta sensibilizzazione nelle scuole ora, cosa che prima io non ricordo di aver fatto a scuola tanti anni fa. Assolutamente, ti faccio un'ultimissima domanda anche perché hai pensato in grande, no, per USIT, tra cui anche hai pensato per esempio all'aereo, no, perché io lo vedo molto adattabile per esempio al trasporto proprio sull'aereo, magari anche per quei viaggi che durano tanto, no? Esattamente Roberta, c'è anche da dire una cosa che io poi non ho spinto, non ho dichiarato così facilmente, però ho studiato che effettivamente le coperture dei nostri sedili pubblici sono fatte di poliestere appunto, l'attrito, l'elettrostaticità che si genera tra noi e un sedile è così tanta che ci provoca stress ed è una scusa in più usare USIT perché è di cotone certificato organico, cioè un cotone puro, dove non ci sono materiali chimici o derivati dal petrolio. Tutto questo stress potremmo attutirlo in un viaggio di 5-6 ore con una cover, invece di essere a contatto diretto con i sedili di un aereo o i sedili di un bus o di un treno. Quindi sì, ho pensato in grande, ho pensato molto all'americana. Assolutamente, poi anche per chi ha allergie, no? Mi viene in mente questo spirito, questo pensiero, perché comunque tantissime persone vengono molte volte a contatto con dei materiali di cui non sanno nemmeno il contenuto e invece magari l'allergia è proprio provocata da quello. Esatto, il cotone certificato poi ci garantisce è ipoallergenico, ok? Certo, assolutamente, in quel senso. Io... ti sto sentendo male, ma penso che sicuramente c'è stato un problema. Adesso sei ritornata nel collegamento, penso che la regia sta ristabilendo. Io, se la regia insomma me la riesce a rimettere in onda, volevo ringraziarla, visto che eravamo proprio verso la fine. Daniela, io ti ringrazio per essere stata qui con me su Una Mela al Giorno e aver presentato questa grandissima idea. In bocca al lupo, insomma, per la tua esperienza e anche per il tuo lavoro da mamma, perché insomma è anche un lavoro, bisogna ricordarlo. Grazie. A te Roberta, incrociamo le dita. Incrociamo le dita, assolutamente. Grazie Daniela. Ecco, un nuovo progetto interessante, sono tantissime le idee che stanno venendo in questo momento, a tantissime fondatrici, comunque è anche, lo ricordiamo, lei è una stilista di moda, ecco, è riuscita a mettere quasi la sua passione proprio a frutto di un momento storico importante che stiamo vivendo. Le idee sono tante, sono idee che oltretutto italiane ci tengono naturalmente a precisarlo, che anche da noi ecco, abbiamo delle idee innovative, proprio adattabili al design ecosostenibile, una strada insomma da raccontare e da perseguire sicuramente anche come modello nella vita quotidiana. Vi lascio adesso un piccolo video sempre riguardo a questo progetto che ancora di più insomma lo presenta e poi si concluderà così questa puntata di Una Mela al Giorno. Ci rivediamo comunque sempre qui sul canale 264, 16:30 è l'orario della mela. Se vi siete persi comunque la puntata la potete andare a recuperare direttamente sul canale YouTube. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberta Sias. Thank you.